Valentina Rizzi, editrice della casa editrice Biblio Libro, quest'anno compie 5 anni di vita, mentre un anno di vita, il 4 di maggio, compie questo bookshop omonimo, Biblio Libro, in corso Duca di Genova, numero 4, ad Ostia. Il bookshop sta andando bene, devo dire che sono molto contenta di tutte le persone che frequentano la libreria abitualmente e che mi raccontano le loro storie. Ho aperto la libreria in sede fissa, dopo aver girato tanto le strade con le mie tre ruote e per raccontare delle storie quando c'era brutto tempo e avere un tetto sopra la testa, ma in realtà poi le storie me le raccontano gli altri e me le portano in dono quando entrano qui dentro. Sei sicuramente sempre molto attiva nel territorio e già per la seconda edizione anche del Festival di Libri e Letture per Ragazzi, Leggi Mondi. È un festival che nasce 5 anni fa, in realtà come mini festival itinerante col mio tre ruote, però sono 2 anni che è in sede fissa e coinvolge anche altre 4 librerie indipendenti del territorio. E quindi Leggi Mondi rappresenta da 2 anni una rete di librerie indipendenti che si occupa di cultura dell'infanzia, editoria per l'infanzia. Insieme alle 2 biblioteche comunali, al Teatro del Lido e alle scuole statali e comunali di Ostia e dell'entroterra del nostro 10° municipio, cerchiamo di portare un po' di proposte di educazione alla lettura. Ogni anno selezioniamo una tematica, quest'anno abbiamo selezionato l'attraversamento dei confini e dei muri e abbiamo scelto una bibliografia di riferimento dentro la quale sono confluiti tanti libri che hanno selezionato e scelto le varie librerie, che sono appunto il Caffè Letterario 099, la Stella Polare, qui in Corso Duca di Genova al 68, la Book Felix, poi c'è anche quella che è la tradizione più lunga, che è quella più storica. Poi c'è anche l'Orto dei Libri, in via Diego Simonetti, che è nuova. E poi appunto ci siamo noi, il bookshop e il Brucotondo che sta verso lo stadio Stella Polare. E un bel giro, una bella rete, ci sosteniamo a vicenda, ognuno mette la propria competenza, una propria specializzazione, chi in narrativa, chi in abbi illustrati, chi nella fascia 0-6 anni, chi nella fascia invece degli young adults. Quindi abbiamo insomma integrato le nostre competenze per creare un'offerta sul territorio che potesse essere il più allargata possibile a beneficio delle scuole. Sono attività gratuite che noi proponiamo alle scuole di ogni ordine e grado, vengono ospitate sia al Teatro del Lido che alle biblioteche, alcune anche nelle scuole, con degli esperti che vengono da tutta Italia, quindi editori, autori, illustratori che incontrano i ragazzi e raccontano un po' il backstage, quello che c'è dietro a un libro, che è un mondo poi alla fine.